Carissimi, voglio dire anzitutto la mia gioia di poter celebrare questo gesto fondamentale per la vita del cristiano e se lo conoscesse per la vita dell'uomo, che è l'Eucaristia. Infatti ci consente di partecipare alla più grande opera che sia mai stata compiuta lungo la storia dell'umanità, l'opera del Dio che si fa vicino, che si fa bambino, che diventa uno come noi, perché noi possiamo partecipare in profondità in questa vita terrena e nel suo prolungamento definitivo, finale, alla dolcezza, alla tenerezza, alla profondità dell'amore trinitario. Sono cosciente che vi ho fatto attendere per 3 anni questo momento, ma spero che, come dice Sant'Agostino, l'attesa prolungata ma vissuta seriamente faccia godere ancora di più l'avvenimento quando esso si produce. Ringrazio pertanto Don Eligio, i sacerdoti che sono stati tra voi, il nuovo vicario pastorale, il vicario zonale, il decano e tutti coloro che sono presenti, voi tutti che, come posso vedere, avete preparato molto bene questo gesto normale, feriale, che però rappresenta per noi il senso di tutta la settimana che è centrata sul dono di Dio, sul giorno di Dio che noi oggi stiamo cominciando. Sono anche molto contento di vedere molti ragazzi seri che non hanno finora chiacchierato, speriamo che non comincino adesso, e anche i più grandicelli qui sono presenti in un buon numero. Saluto anche in modo speciale gli ammalati e vi invito già fin d'ora a portare questa sera nelle vostre case la tenerezza della Trinità con la quale chiuderemo questa Eucaristia. La Chiesa ci aiuta sempre, quando celebriamo la Messa, attraverso 2 momenti. Il primo è quello della liturgia della parola, che domanda, per grande tradizione, domanda al celebrante l'omelia, cioè un intervento che mostri il rapporto che esiste tra la parola di Dio e la vita. Ma perché questo sia possibile è necessario anche da parte di ogni fedele, di tutto il popolo che partecipa, accostare nella prospettiva giusta la parola di Dio e disporsi quindi ad un ascolto costruttivo della medesima. Vi dirò che mi è sempre molto colpito una breve frase che si trova nel documento del Concilio Vaticano II sulla liturgia, al capitolo 7, nella quale si dice più o meno così: quando la domenica in chiesa ascoltiamo la parola di Dio, non dobbiamo mai dimenticare che è Gesù stesso che ti parla. È Gesù stesso che ti parla, è Gesù stesso che ci parla. La parola di Dio non è per noi soltanto una scrittura attraverso la quale gli autori hanno voluto trattenere l'esperienza bellissima fatta dagli apostoli, dai discepoli, dai suoi contemporanei con Gesù, e quella della comunità primitiva, delle comunità primitive, che sono ben descritte soprattutto nelle lettere di Paolo, di Giovanni, eccetera. Non è solo l'approfondimento di un testo, di un libro, ma è molto di più. È un entrare in rapporto diretto con Gesù e metterci ad ascoltarlo come se fossimo stati presenti là dove lui passava, là dove lui insegnava, là dove lui predicava. Questo è molto, molto importante, perché solo se c'è un rapporto che va dalla mia esperienza all'esperienza di Gesù,
io posso capire in profondità il suo insegnamento. E così il primo punto, il primo dei tre punti che voglio trarre dall'incontro di Gesù con noi questa sera è legato a questo tema del battesimo di fuoco. Chi di voi ha avuto l'occasione di andare già in Terra Santa, ma anche loro ce l'avranno fra qualche anno quando diventeranno più grandicelli, chi di voi si rende bene conto di cosa potesse rappresentare il battesimo che Giovanni dava sul Giordano, un battesimo duro di conversione che chiedeva il cambiamento, cambiamento di cui tutti sentivano il bisogno in quell'epoca, come lo sentiamo noi oggi, non sareste qui se non sentiste nel cuore questo bisogno di cambiare, che soprattutto noi europei, che siamo stati definiti una società stanca, sentiamo come acuto e decisivo. Ma il Battista fa riferimento a un passo in più. Dice, dopo di me viene uno che è più forte di me. Più forte, ragazzi, più forte di me. Perché lui vi darà un battesimo di spirito, cioè che viene dall'alto, e di fuoco. Allora noi vediamo la differenza tra il battesimo del Battista e il battesimo di Gesù, pur nella loro continuità, perché il Battista è il precursore, è colui che anticipa Gesù, che gli prepara la strada, è l'Elia che doveva tornare. Cos'è questo fuoco? Ecco, è il fuoco dell'amore di Dio che deve bruciare ogni egoismo che c'è in noi e deve farlo generando in noi già questa sera quell'atteggiamento di conversione che non deve essere legato alla paura, ma deve essere legato al desiderio di poter gustare della bellezza e della profondità di questo amore con cui Gesù ci ama. I nostri ragazzi che si preparano alla comunione, alla santa confermazione, quanti si vanno preparando al matrimonio ed è triste che il matrimonio sacramento per paura sia lasciato un po' cadere dai nostri giovani, che hanno paura del per sempre, ma l'amore senza il per sempre non esiste, non è autentico amore, sarà una bellissima passione, sarà una profonda capacità di intesa, di attaccamento, ma l'amore esige che l'altro resti altro, se è tua vocazione comunque si comporti verso di te, lo dicono anche i grandi poeti, i grandi pensatori. Mi ha sempre colpito un versetto di un sonetto di Shakespeare che mi hanno insegnato dei ragazzi africani in cima al Kenya, in una cittadina di 30.000 abitanti, senza elettricità, senza niente. Un ragazzo di 17-18 anni mi ha citato questo versetto di Shakespeare che dice: l'amore non è amore se viene meno quando l'altro si allontana. Amare l'altro come fa Gesù verso di noi. Quindi questo è il primo elemento che tratteniamo da questo battesimo di spirito e di fuoco. Poi il profeta Isaia ci ha parlato della conoscenza del Signore che riempirà la terra come le acque ricoprono il mare, e ha descritto la conseguenza di questa conoscenza del Signore, questo mondo finalmente pacificato, in cui animali che tra di loro erano tesi soltanto all'uccisione per il cibo, per la fame, convivono e diventano così l'esempio di una situazione, quell'immagine bellissima che l'infante si trastullerà sulla buca della vipera, come questa prospettiva di paradiso dove noi saremo accolti nella grande casa della Trinità e rivedremo i nostri cari e staremo in una relazione d'amore permanente e definitiva come bimbi innocenti spalancati al sorriso della madre. E questo secondo punto viene proprio illuminato da quello che ci siamo detti
nell'assemblea ecclesiale della visita di comunità, della visita pastorale a cui ha fatto riferimento Don Eligio. Questa conoscenza che riempie la terra ha bisogno da parte nostra di lasciarci educare a pensare come pensa Gesù e ad avere, come dice Paolo nell'epistola di oggi, gli stessi sentimenti di Gesù. Col pensiero e con i sentimenti si dà vita ad un'azione che può realizzare questo amore vivente che Gesù ci porta. Ogni nostra azione, la mamma che aiuta il bimbo ad andare a scuola, il papà che non trova più lavoro ed è alla ricerca, i giovani che hanno meno prospettiva che non in passato, i bambini che si aprono alla vita e ne scoprono il fascino e la bellezza e agiscono per educarsi a questo, deve lasciar trasparire fino in fondo l'amore che Gesù ci porta, che quell'amore che ci ha convocati qui così numerosi questa sera e che vi fa stare anche in posizione non comoda, perché capite che questo gesto vale di più di un sacrificio e di una fatica. L'amore col quale Gesù vi ha convocato dalle vostre case, e questo è il senso profondo della Chiesa, essere chiamati insieme per vivere insieme l'esperienza profonda della fede. Allora ecco il terzo e l'ultimo punto che intendiamo sottolineare. È contenuto nella epistola. Accoglietevi perciò gli uni gli altri, come anche Cristo accolse voi per la gloria di Dio. Questa accoglienza fraterna che si vede, che io dall'altare posso vedere abbracciandovi tutti quanti con lo sguardo, deve essere lo stile di vita del cristiano. Ma un'accoglienza che parte dalla conoscenza del pensiero e dei sentimenti di Cristo, non la relazione per la relazione, ma la relazione di comunione, la relazione in Cristo Gesù. Un'accoglienza che deve essere spalancata a 360 gradi. Ho visto, preparando l'assemblea e preparando la messa di oggi, il peso che ha nella vostra zona l'immigrazione, le grandi trasformazioni che questa zona ha dovuto accogliere con pazienza lungo i decenni, trasformazione che ha reso Monza e anche la vostra realtà un grande punto di riferimento, non soltanto per Milano e per la Lombardia, ma partecipa come area metropolitana generale. Dobbiamo abituarci a ragionare così. Noi non siamo, non c'è Milano e tanti comuni, certo i comuni non vanno perduti, ma dobbiamo sentirci come una città metropolitana che gli esperti individuano in almeno 10 milioni di abitanti, che hanno insieme una serie di elementi, di fattori con i quali debbono costruire una società, come diceva il profeta, di equità e di giustizia. Allora, questa accoglienza, questo spalancarci al bisogno dell'altro, al figlio che cambia, che ha difficoltà, al marito che fatica sul lavoro o alla fatica che tu fai con tuo marito nel progredire dell'amore, questo spalancarci al vicino di casa, questo vivere la famiglia come uno spazio anche di ospitalità, questo accettare questo processo che è pieno di elementi drammatici e difficili come il processo dell'immigrazione, certo domandando una politica equilibrata ai nostri responsabili istituzionali, ma anche senza perdere quello slancio del farsi prossimo, che non può non essere caratteristico del cristiano. Per cui quando uno è nel bisogno mi allargo le braccia per condividere il bisogno, ma soprattutto accoglierci sia nella vita della comunità cristiana che anche nella vita civile come fratelli e sorelle, come cittadini tesi al bene comune, che non si lasciano bloccare neanche dalle diverse concezioni della vita, ma nel racconto paziente e rispettoso di tutti, ma chiaro e deciso,
di quello che uno considera il valore, cercano di costruire una vita civile degna, una vita buona, una vita fatta anche di giustizia e di equità. Ecco, carissimi, questo ci lascia in eredità oggi, in maniera, detto in maniera molto sobria, la parola di Dio, che contiene molte più ricchezze di quanto io ho potuto toccare. Però l'arcivescovo ve la dona con tutto il suo cuore, mentre vi dice la gratitudine per questa grande occasione di celebrare l'Eucaristia vespertina, prefestiva, con una comunità che ho visto dalla relazione, ma su questo torneremo qualche minuto dopo la Santa Comunione, essere molto vitale, accogliente e quindi segno visibile di come la Chiesa, al di là dei difetti degli uomini di Chiesa, se lascia trasparire sul suo volto Gesù, luce delle genti, diventa una fonte di attrattiva, una apertura ad una speranza che non viene meno, la via e la strada per l'edificazione della felicità di ciascuno di noi e di tutta la famiglia umana. Amen.